E anche se non è un video normale, ma è il video definitivo dell'incontro, incredibile, faccio una intro incredibile. Andiamo da Susu! Cameraman, ma piacciamo bene. E salve a tutti, io sono il vostro Liu di Champion Sus e sono non preoccupato di più. Succhiate nel dubbio. Sus, il giorno è arrivato! Oggi è il giorno, oggi is the day! The day! Però Sus. Ho capito, sua maestà, the day, però un cazzo, nel senso. Io ovvio che credo in lei, sua maestà. Però qui non c'è Godo. Non c'è il Godo come nel Godoverse. Siamo delle più deboli. Anche se ci siamo allenati prima che succedesse tutto quanto e siamo finiti qui e ancora non sappiamo che cazzo è successo, vabbè, siamo perdi, siamo deboli rispetto a quelli cosi. Insomma, sta, mi aiuti. Stai tranquillo, Sus, anche se Babbo e la Befana hanno più energie perché loro non vanno a Godo, credo. C'è del sus qui, vedrai che i vostri. Ci siamo allenati tantissimo nella camera dello spirito della Shbowa, che non esiste in questo universo, la camera dello spirito della Shbowa. Chissà il nonno che starà facendo. Abbiamo un sacco di cose. Ma io, giustamente, voi che guardate i nostri incredibili video, sapete poco di noi, perché noi abbiamo pure. Vedi, batto la testa per rafforzare il concetto. Cioè, abbiamo un sacco di domande e non ci ricordiamo le cose perché abbiamo poco godo, vero sus? Se avessimo il godo ci tornerebbero in mente tante cose. Mannaggia. Ma insomma, sta, dov'è Mano? No, qui c'è la mia cintura incredibile, qui c'è la cintura di Mano, dove sei? Ah, giù, tu, salutiamo il cameraman. Non possiamo più parlare col cameraman, da un po' che non parliamo col cameraman. Sono giorni che non parliamo col cameraman perché altrimenti quella Befana maledetta mi leva la cintura senza neanche lottare, quella maledetta. Vero sus? Mamma mia. Qualcosa al cameraman sus prima dell'incontro incredibile. Cameraman, fai quello che credi. Se proprio ti stiamo sui coglioni, insomma, non ci offendiamo se ci tradisci. Non è vero, la prenderemo malissimo, cameraman infame. Succhia. Ecco, bravo sus. Cameraman, guarda il vostro caro scheletro davanti al logo incredibile. Fai quello che vuoi. Off dei coglioni, cameraman. Se non credi più in noi, vai con quelli. Vai con quelli. Maledetto. Ecco, basta. Che c'è, cameraman? C'è un messaggio di incoraggiamento da Benito e Guglielmo. Beh, direi di vederlo subito. Che dice sus? Beh, almeno quello. Ok, vediamolo allora. Eccoci qui, non, in realtà c'è poco da ridere perché io un po' sono preoccupato perché Scheletro, insomma, maledetto Scheletro pure lui, però che firma senza leggere, mannaggia. Vabbè, tanto che cosa potranno mai aver scritto? Sicuramente nulla di strano, vabbè. E Guglielmo, tu cosa ne pensi? Ne penso che io sto ho paura, troppa paura. Troppa paura. Sì, abbiamo capito. E quindi, l'unica cosa che possiamo fare è intimare per scheletro. Susa, mi raccomando, aiutalo. Non si. Insomma, nessuna regola, e quindi. Insomma, capisci a me, ci siamo capiti, ci siamo capiti. Esatto. Fate le cose. Non dovremmo essere. Dire queste cose, dovremmo dire di fare le cose in maniera elegante, per bene, senza trucchi. Sì, ho capito, insomma, ci siamo capiti, insomma, mi raccomando, Scheletro, Sus, fate le cose, insomma, vincete a tutti i costi. Se i bambini da casa ci ascoltano, diranno che siamo delle cattive persone. Però noi siamo dei bravi ragazzi, giusto? Bravissimi ragazzi, mi raccomando, forza Scheletro, forza Scheletro! Beh, Sus, dopo un messaggio di incoraggiamento di questi nostri incredibili soci e compagni, sono ancora più carico, vero Sus? Ringraziamo Benito e Guglielmo dell'incoraggiamento, ci seguiranno da lontano Benito e Guglielmo, ma con il cuore sono vicino a noi, grazie ragazzi. E giustamente, come dicono anche loro, siamo confusi, anche noi c'è un sacco di caos, ma adesso, come dice Benito, l'importante è andare e vincere l'incontro. E anche Guglielmo lo dice, vero Sus? E incoraggiamento godoversoso, ecco. Però ci manca Mano. Dov'è Mano? Intanto qui faccio vedere una cintura incredibile. Adesso andremo nell'arena incredibile da quei bastardi. Dov'è Mano, però? Mano è comparsa all'improvviso. Mano, tutto bene, Mano? Sì. Che c'è, cameraman? Stai parlando tu con Mano nel backstage incredibile? Che vi siete detti? Ah, non si può sapere, eh? Ah, giusto, non ti. Maledetto camera. Mano, fai il tifo per noi. Brava, Mano. E niente. È il momento, vero Sus? È ora di andare. Insomma, che il godo ci aiuti. Ecco, nel vero senso della parola. Sus, devi avere fiducia in me. Sono carichissimo. È il momento di andare. 3, 2, 1. Here we go.
pubblico è caldo e l'incontro è già deciso chi sarà il vincitore. Vero pianta? Sono agitatissimo, vero mano? Enemy spotted. Forza sua maestà, anche se il pubblico fischia. Fischiate vostra mamma. Sto pure vicino a sto coso, quindi niente ansia. Forza sua maestà. È solamente della morte di babbo. E allora, bando alle ciance, in questo incredibile ring circondato da oggetti incredibili, è ora di far entrare i contendenti. Prima ovviamente babbo, succhia. Oh, è tempo di diventare campioni con la mia incredibile musica. Il pubblico adora Babbo! Che bella quella musica di entrata, Babbo! Molto in scena! E adesso il fallimento! Colui che perderà! Forza, sua maestà! Siamo tutti con lei, vero mano? Enemy spotted! Fate entrare il campione! Non mi metta a fuoco! Ecco il vostro campione con questa musica incredibile! Forza, forza, sua maestà, e tutti noi, vero mano? Enemy spotted. Ed eccoci qua, babbo, è arrivato il momento. Finalmente ti distruggerò, babbo. E adesso i contendenti sono nel loro ring. È tempo dell'incontro. Vado a mettermi a vedere un bel posto lontano da qui. Non è assolutamente niente. Maledetta beva. È il momento, scheletro, a noi due. Per il God Championship! Mamma mia, here we go! Babbo, di le tue preghiere, sta per suonare la campanella e dell'incontro e della tua fine! Mamma mia! Arbitro cameraman, fai quello che devi fare, mi raccomando! Cameraman, crediamo in te, circa, che il God ci aiuti, vero mano? Enemy it's time! Ring the bell! Adesso! È la tua fine, scheletro! Oh, damn! Uno, due, oh! Pensavo che l'incontro finisse subito, bisogna sperare sempre la prima mossa migliore! Già mi stai, la prego, si concentri, non può perdere dopo una mossa! Mannaggia! Come la prevedi? Ok, babbo. Babbo, la pagare. Vostro scheletro, uomo morto. No. Penso che babbo non ci sia nato. Il pubblico mi ama. Mannaggia. Sono troppo debole, scheletro. Non riesci neanche a starmi in linea con babbo. Non mi avrai, babbo. Adesso ti. No, non è vero. Torsione di scheletro. Mamma mia, quanto pesi, babbo! Quanto susso, ma pesa un quintale sto uomo! E sua maestà, però, usi la forza del godo! Ho provato a farmi una tua mossa, ma babbo è ormai pronto! Babbo, l'attacco! Adesso babbo arriva, una volta! Non ce la farai! Stavolta ti ho preso! Attenzione! Cameraman, ma fai un pinfall decente, non è possibile, solo conto di uno! Babbo è forte! Sus, è più forte di quanto pensassi! Attenzione, no, babbo, attenzione, no! Babbo è più forte di quello che pensi, scheletro! Come sta? Stia attento, mannaggia la miseria! Mannaggia te! Mosso scheletro, non se ne dai! Beccati assaggio! Non male come colpo scheletro! Ci vorrà ben altro per asfaltare Babbo! Adesso è il momento che il vostro scheletro usi intelligenza! Pecca di questo, Babbo! Nice try, scheletro! Detto Babbo, no, che cosa fai? Il dischetto perisce! L'incontro sta per finire, scheletro! Non la prenderò mai, Babbo! Pecca di questo!
Vuoi vincere, Scarabeo? Non mi arrenderò mai, Babbo! Babbo Punch! No, non è possibile che questo uomo sia così forte! Befana, non è Befana, stai facendo qualche cosa? Non ho fatto assolutamente niente! Sono qui, innocentemente, qui! Però, ragazzi! Ho detto, Babbo, ti metterò a dormire con una sedia... Non credo, Babbo, Scarabeo, no, aspetta! Forza, Fabio, non devi contare! Uno! Ok, ti fermerai mai, babbo! Non puoi finire la scala! Oh, peccato! Non ce la fai, scala! È inutile la scala, non mi arrenderò mai, testata! Testata! È finito, scala! Braccio teso del Natale in arrivo per te! Uno, due... Sei un osso duro, scheletro, ma ormai è finita! Babbo, alla... Quanto pesi, no? Uno, due... È inutile che scappi... L'intelligenza del vostro scheletro adesso è finita per te, babbo! Ottima mossa, sua maestà! Vieni qui! Oh, te lo concedo, scheletro! Questo è stato un gran colpo! Pensare che... ci voglia così lungo sconfiggere lo spirito di Natale! Allora l'hai voluta tu! Prendo la rincorsa! Oh, fischia! Io sono l'unico vero campione! Non potete... Non è possibile! Che ti fate questo vecchio infame! Damn! Senti il pubblico come ti fa, babbo, scheletro, finito, splash di papà! Oh no, uno, due, No, scheletro, aiuto, madonna, guarda che botta! Madonna mia, ma è pazzo! Guardalo! Oh, babbo, questo è potentissimo! Sicuramente l'avrà sentita, mamma mia! Guarda che botta, guarda! Aspetta, ma perché Babbo Natale non si fa nulla, maledetto? Che rabbia, però, ma c'è qualcosa di strano, secondo me. Non è possibile che non si possa essere fatto nulla dopo tutti quei colpi. Ma che sta facendo, come fa? Maledetta Tatiana! Vabbè, non si capisce che cazzo sta facendo. Vai, scheletro, vai, mia madonna! Picchialo, quel coglione! Che fai? Pure tu dici com'è la befana? A furia di sentirla, mi ha appiccicato il termine, mannaggia. Ma vai, scheletro! Vai! Mamma mia, siamo come allo stadio. Vai, scheletro! No. Attenzione, madonna! Dove pensi di andare, scheletro? Cosa mi stai colpendo? Userò la candlestick! Non gli faccio niente a quest'uomo! Non puoi fermare il Natale! Il pubblico mi adora! Possibile, qui c'è qualcosa che non quadra, su che sta mi sente? Su, se mi sono fatto abbastanza male. Forza, babbo! Il tempo mi viene incontro. Non è possibile, qui c'è qualcosa che non quadra, non è possibile che babbo prenda pochissimi danni e sua maestà tantissimi. Mano! Enemy squad! Vai a indagare! Oh, sei in posizione scheletro, adesso babbo ti distruggerà! Tuo fine scheletro! Non mi arrenderò mai, babbo! Lo vedremo adesso! Splash della Natale! Uno, due, È inutile che cerco! Osso, è finito l'incontro con voi! Non puoi fare altro, scappi ancora! Ho combattuto cose che neanche hai idea tu, babbo! Il vostro scheletro non si arrenderà mai! Allora continuerò a soffrire! È inutile, scheletro! Mannaggia la miseria! Salirò in alto! Uno! Non è possibile che quest'uomo! La tua fine, uomo babbo! Uno! Non è possibile! Inutile, scheletro, uomo babbo! Uno!
Sus! Tipo, mano non sente energie. C'è qualcosa che non quadra qui. Ehi, pianta, non puoi dare consiglio al tuo amico. Oh. È il momento del uomo elfo. Uno. Cameraman, sei palesemente dalla parte loro, maledetto cameraman. È finito, scheletro. Oh, madonna. Vieni a me, Pinco Pallone. Eccolo, Pinco Pallone. Pinco Pallone. Ehi, bastardi, ma non lo vogliate. Ma cosa fai, maledetto? La fine. Questa volta, scheletro, questo tavolo lo sarà la tua fine. E io ti farò la stessa cosa salendo sul palco pallone. La fine. La fine per te, scheletro. Questa volta no! Cosa fai, maledetto osso? Su, mi sta sentendo! Attenzione! Madonna mia, sua maestà, come sta? L'impatto è stato incredibile! Questo deve aver fatto per forza male a Babbo e Mane, andate a controllare, perché qui il vostro Sus sente puzza di inganno da quella maledetta Befana. Maledetto osso, non è possibile, ma intanto Babbo non può subire danni, non scopriranno mai l'inganno. Dai Babbo, riprenditi e sconfiggilo. Questo colpo è stato incredibile, maledetto Babbo, adesso è il nostro schermo. Vieni qui. È finita. Uno, due, che roba. Cameraman, sei un traditore, Cameraman, io lo sapevo, maledetto Cameraman. Tu sei andato vicino, sono lo spirito del Natale più forte che mai. Non mi arrenderò mai. Ancora niente, maledetto. Com'è possibile che Babbo stia prendendo più colpi del previsto? Non è possibile, il mio piano non può fallire, maledetti, altrimenti cosa ho usato a fare questa donna maledetta? Non posso essere stanco del possibile. I colpi finalmente cominciano ad effetto. Sono finiti entrambi fuori dal ring, questa cosa è assurda. Però adesso Babbo lo vedo finalmente colpito. Maledizione, c'è qualcosa che non quadra. Qualcosa che non quadra. Il mio piano non può fallire. Ma è possibile che Babbo stia prendendo i colpi con quello scheletro? E sono pure fuori in gioco. Non è possibile, c'è qualcosa che non quadra. Per fare a potere. C'è qualcosa che non quadra. Maledizione. Bacchetta, vieni a me. Ecco la mia bacchetta magica. C'è qualcosa che non quadra. Materializzati. Lo sapevo, Befana, che tramavi qualche cosa. Cosa stai facendo, vecchia? Maledetta pianta. Niente. Non sto assolutamente controllando niente. Perché non compare? Forse cerchi qualche cosa, eh? Mano, vieni fuori, che devi aver trovato qualcosa sicuramente. Maledetti. Mano, hai trovato qualche cosa, vero? Enemy spotted. Tiralo fuori, lo sapevo che questa Befana era una stronza. Merda. Hai trovato il mio piano. Come dice Mano, era nascosto sotto il ring questo bastardo. Era lui che rimetteva la vita a Babbo e lo rendeva forte usando la magia, vero Befana? Maledizione, ok. Hai trovato Punku Punku. Hai trovato il mio totem. L'incontro non finirà lo stesso a vantaggio nostro, maledetta pianta. Nonostante hai trovato questo inutile totem, che aveva lo scopo di mettere in finita vita a Babbo e di renderlo invincibile. Ora non serve più a niente. Non importa, adesso pianta ti distruggerà finalmente. Maledizione, Mano, aiutami. Possiamo sconfiggerla, Mano. Tu dici, siamo 4-2. Non è vero, noi abbiamo anche il cameraman, che è dalla nostra. Cameraman, cosa fai? Vai dalla parte loro. Ma se no, sei veramente un traditore, vero Mano? And his name is John C. Il cameraman ha scelto la parte giusta. Adesso che il cameraman ha scelto la giusta parte, ti elimineremo, pianta. Niente può fermare questa cosa. Cosa succede? Perché trema tutto. Non è possibile in questo momento, no.
Mano, reggiti! Oh mio Dio, di nuovo il Codoverse sta per esplodere! Non è possibile, troppo! È stata l'esplosione più forte da quando siamo in questo universo! E oh mio Dio, sento una sensazione strana! È possibile che sia Godo? Il Godo sta arrivando in questo universo! Mano! Mano, perché sei svenuta? Mano, non è il momento di svenire! Questa è stata l'esplosione più grande da quando ero arrivato! Oh, mi sono sbagliato! C'è qualcosa che non quadra! Sento il Godo crescere! Però sento anche molte energie di altri esseri, un'invasione dal Godoverse. Cosa diavolo? Chissà cosa starà succedendo, non so assolutamente niente cosa sta succedendo nel Godo. Adesso con i poteri posso distruggerti, pianta. È la tua fine, bacchetta. A me, coltissimo. È veramente la fine anche se c'è il Godo. Chi è che mi sta tenendo per il... per il vestito? Cameraman, traditore, cosa vuoi fare? Non vuoi impedirmi di far male a loro? Non lo farai, maledetto cameraman! Oh. Inutile cameraman, lo sapevo che eri un traditore! No, cameraman! Maledetto cameraman! Mi hai levato la... Maledetto cameraman, mi hai levato la mia bacchetta magica! Ti ucciderò appena sarò libero da questo corpo, maledizione! Ah, ragazzi, andate! Abbiamo il potere del Godo! Il Godo è arrivato finalmente! Eliminiamo questa inutile pianta, forza! Cosa fai fa... Mano, cosa vuoi fare? Cosa succede? Cosa succede? Mano, sei tu? Mano, cosa fai? Oh mio Dio! Questo non ci voleva proprio! Quella inutile mano! Mano, sei fortissimo, ottimo lavoro! Rimane solo una befana! Maledetti! Bacchetta a me! Adesso ti eliminerò! Ah, becca di questo inutile mano! Ah. Oh no, mano, tutto a posto! Questo corpo allora è utile a qualche cosa! Adesso, con questi capelli da matta, ti eliminerò per sempre, pianta! Stavolta è la fine! E per te, cameraman, magia! È la tua fine, pianta, nessuno potrà salvarti. Cameraman, ci sei, sei vivo. Opa, devi cercare di leggere la telecamera perché è il momento della potenza del vostro Sus che sente finalmente il Godo. Sus, potere, a me è dato. E adesso dato potere. Trasformazione Sus! Sì, basta giocare, è finita per te, bacchetta, colpiscilo! Cosa succede? Spada Sus! Il vostro Sus finalmente, col potere del Godo, è tornato a poter fare le sue trasformazioni! Spada Sus! È finita, pianta, adesso la befana finalmente! Perché il pubblico fischia? Allora era il tuo potere, maledetta! Il pubblico ci sta! Sta fischiando voi, maledetti! Allora il pubblico era dalla parte di sua maestà, maledetta! Non puoi spada Sus! Magia! Adesso ti finalmente ti eliminerò, maledetta! Freeze! Maledetta! Maledetta! Inutile! Spada! Pianta, come ti chiami? Dovevo eliminarti quando eri nel Godos! Come fai a... Dai, zitta! Nessuno potrà salvarti, maledetta! Lasciai stare Sus, maledetta strozza! Mosso, dovresti finire di farmi il coso con Babbo! Non dovresti pensare a questo coso inutile! Adesso Babbo ti distruggerà! Su me sta... Non ce la farò per molto! Mi rendirò a lasciare stare Sus, maledetta! Babbo, vieni! Avete fregato con la nostra magia! È finita, scheletro, che metterò fine alla tua vita davanti al tuo amico pianta! No, sua maestà, la mia misera! Sua maestà crede in sé, il Godo e anche in lei, sua maestà! Perché non ti arrendi, scheletro? Io mi stupisco di te, babbo!
era una brava persona e credi a questo mostro di Befana. Ora mi fanno ragione, voi siete il male. Che i miei ricordi sono offuscati. Devo eliminarti, scheletro. Allora ha fatto un incantesimo anche su di te. Svegliati, babbo. Super vecchio ubriacone. Non dire idiozia, allora. Susi, mamma, ferma, no! Sento crescere un po' di lei, sua maestà. È il momento. Mettere fino a questo incontro. Il vostro scheletro sente il uomo. E la vostra cazzo di fine adesso che sono messa è tornata. Quando il pericolo incombe un solo eroe. Adam Skeletro is back. Come direbbe sul suo nostro unico vero maestro? Come direbbe il nonno di papà Castoro? E la vostra cazzo di fine? Adam Splash! Insomma, stai fortissimo. Ci penso io a fermare quella Befana. Lei pensi a finire l'incontro? Forza, babbo, è la tua fine. Vai, su. Vada, insomma, sta, tengo fermo la Befana. Babbo, ti mando tutto il potere nei miei mani in questo inutile corpo. Non ho detto niente di strano, vai, babbo, mangia Befana. Con il potere stavole che non sarebbero. Finiamo in bellezza, maledetto. Ma è possibile, non gli ho fatto niente. Adam Skeletro, questo è per tutto, babbo. È fortissimo. Nonostante il potere che devo fare fortissimo. Adam, uppercut. Sto volando. Questa cosa è buffa. Finalmente ha vinto, vero Mano? Anche Mano si è ripresa un minimo, anche se Mano ci devi dare delle spiegazioni, Quindi tu e Cameraman eravate d'accordo? Quindi non ci hai mai tradito Cameraman, eri dalla parte nostra. Il vostro scheletro, sì! Dobbiamo ringraziare Sus anche il potere del Godo, senza il Godo saremmo stati fottuti. Sì, il Godo che sa... è esploso in un'esplosione mai sentita prima. Sentiamo un sacco di aure. Siamo curiosi di capire bene dove andiamo. Se stanno bene. Questa è stata la più grande esplosione da quando siamo arrivati qui. Il Godo è arrivato in questo universo. Quindi adesso abbiamo anche i nostri poteri circa. E sentiamo un sacco di presenza. Lo so, sta. Mamma mia. Che c'è, Cameraman? Vuoi darmi tu? Vuoi avere tu l'onore di dare la cintura al vostro caro scheletro? Va bene, un segno di pace, Cameraman. Forza, dai. Diciamo che questa volta Cameraman mi ha fatto pace. Dai, su. And still the God of Champion, il vostro scheletro potentissimo. Adesso Sus direi di andare a casa. Che c'è? Oh, ancora babbo. Scheletro, è stato il combattimento più emozionante della mia lunga esistenza. E solo adesso sono stato sconfitto, ho capito quanto sono stato sciocco nei vostri confronti. Quella creatura orribile non è assolutamente una Befana, deve aver fatto una sorta di incantesimo. Lo sapevo, quella Befana non mi piaceva del primo giorno. Non capisco come sta. Dove è andata a finire quella maledetta? Comunque, babbo, seppelliamo l'ascia di guerra. Sei tornato, babbo?
Mi dispiace di non avermi portato dei regali di Natale. Ma quella maledetta deve avermi fatto un incantesimo quel giorno. Ecco perché sei venuto da noi lo stage. Tutto torna, era un piano di quella maledetta. A quanto pare sì. Scheletro, per me sarebbe un onore essere dalla vostra parte. Vuoi stringere la mano? Al vostro babbo, questa volta per bene, così magari il pubblico la smette di fischiarmi, che mi sento disagio. Vabbè, che dite pubblico? E allora, la prima vera stretta con Babbo Natale. Dammi la mano, babbo. È stato un incontro incredibile. Non avevo mai, abbiamo fatto un sacco di incontri che ci sono in poco. Ma questo è stato un incontro pazzesco, babbo. Adesso hai il nostro rispetto, vero babbo? Bene, adesso mi metterò sulle tracce di quella maledetta. Cosa? Babbo, cosa? Sei inutile adesso, babbo. Cosa fai? Addio, babbo. Lama assassino. Oh no, babbo. Ma maledetto, su, siamo zero godo. Questa... Adesso posso finalmente emergere. Mi prego, aiutatemi, non ce la faccio più ad averlo dentro. No, mi dispiace. Questa allora è la vera Befana. Mi dispiace. Come stai disgustoso tutto questo? Nonostante sono stanco, proteggerò Sus fino alla fine. Oddio, ma è uscito da dentro. Sono una frase che suona malissimo. Finalmente non mi serve più questo inutile corpo. Ciao, ci rincontriamo dopo tanto tempo. Mamma, ecco perché mi facevi paura. Io ti conosco a te, maledetto. Sono sta Sus, mi hai nascosto delle cose. Non mi avevi mai detto che conoscevi questo questa cosa. Ma è disgustoso. Ci incontriamo dopo tanto tempo. Non mi serve più questo inutile corpo. Ehi tu, anche in questo universo i cameraman non sanno inquadrare. Mettimi a fuoco. Coglione. Io mi presento. Ciao. Io sono Alessandro il Bruco. E sono un assassino. E mi sono servito di questo inutile corpo per manifestarmi perfettamente anche in questo universo. E adesso metterò fine alla vostra inutile vita, visto che siete distrutti e stanchi. Alessandro arriva a far bottino. Sus, nasconditi, ti proteggerò io. È finita. Nessuno potrà salvarvi. Adesso vi ucciderò definitivamente. Alessandro arriva. Sus, nasconditi. Cercherò di contrastarlo, anche se sono distrutto. Non puoi vincere. Come sta, si è ripresa? Sus è troppo forte per me in questo stato che siamo. Maledizione, sono stanca anch'io, non ho più godo. Maledizione, mano. Mano, perché dici che dobbiamo stare immobili? Gnam, 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 gnam. Alessandra ha fame e adesso pianta. Ti eliminerò come dovevo farle ai godo. Io non fallisco mai, ancora che voglio dire a Shepardo, il vostro nonnino. Maledetto, cosa hai fatto al nonno? Ti riuccideremo, maledetto bruco. È la fine, è la fine per voi. Trucio potere, fermati. Assassino orribile. Cosa ci fa la CRA in questo universo? Cosa ci fai, Trucio? Vai via. Non sono solo. Bip bip. Sommessa, dobbiamo scappare. Qui la situazione sta diventando problematica. Stanno arrivando un sacco di stronzi che ci vogliono morti. Dovete approfittare a scappare. Io e 97 lo terremo occupato. Non sapete, la storia è lunga. Scappate ora. Vai RT. E mi ucciderò tutti quanti. Ma dovete scappare. Trucio potere. Sommessa, scappiamo. Madonna, che esplosione. Ma che è successo? Ma non ho capito, ma che ma se n'è andato pure il coso, ma stavamo guardando. Ma è vero, stavamo guardando tranquillamente insomma, lo scontro. Perché hai cambiato canale, Guglielmo? Ma ho capito canale. Io stavo guardando come te, poi quell'esplosione e se n'è andato tutto, ma dico io.
Non so cosa dire, assurdo. E comunque, vabbè, che insomma, non possiamo fare nulla. Dobbiamo, insomma, capito? Se noi. Beh, ma che c'è, Guglielmo? Ti vedo strano. C'è stato qualcosa? Non lo so, ho questo proprio brivido nella schiena di sentore familiare e non so come spiegarlo. Veramente pure io, ma vabbè, dai, non può essere il. No, dai, non può essere il godo, no? No, 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 non può. E però è proprio il sentore di godo, porca troia. Cavoli! È proprio godo, ma sicuro, non, cioè è una cosa forte da dire, qui non c'è, non esiste il godo in questo universo. Come faccia? E che cazzo è quella cosa di là? Cosa? Ma lo senti da quella parte? Sembra quasi più forte. Cazzo, è vero. Cosa sta succedendo? Madonna, ho paura! Aiuto, ragazzi! Mamma, ho troppa paura. Ed eccoci qui. Il nostro stesso è distrutto. E ci credo, ciò mi sta. Anch'io sono stanco, è stato un incontro assurdo. È successo di tutto, porca puttana. Però lei è rimasto il campione. Io sono l'unico godo champion. E poi che la Crai, quel maledetto braco brufo. Non dobbiamo riflettere attentamente. E Benito e Guglielmo neanche ci rispondono. Cosa è successo anche a loro? Quanti misteri qui. E siamo solo all'inizio della nostra avventura, mi sa. Oh, niente. Stavo per dire ma io non sono come sta. Succhiate. E niente. Noi ci riprendiamo. Non so quando torneranno i video, però tornerà la schedule normale. E niente. Fermerà il vostro scheletro. A iniziare il nostro show incredibile per fine febbraio. E quindi niente. Chissà se avremo risposte in quel video lì, nel primo episodio magari del nostro show. E chi lo sa. Noi ci riprendiamo. Ci vediamo prossimamente tra un po' di giorni, non so quando. Road to il nostro show, che non vi diciamo ancora il nome, è iniziata. Ci vediamo a inizio di marzo. Con il nostro show incredibile, vero Sus? Mamma mia. 3, 2, 1, wow!